Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e finalmente vi sto registrando il video della mia makeup collection. Il video della mia makeup collection aggiornato al 2019, quindi non so quanto tempo è passato, un bel po' penso che non ve facevo l'aggiornamento. Quindi niente, mettetevi comodi, iniziamo subito senza che io mi dilungo in chiacchiere. Non so, una di quelle che vi farà la premessa: io c'ho i trucchi perché ci lavoro, io c'ho i trucchi perché mi inviano aziende, io c'ho i trucchi perché ho una passione. Cioè, io con i soldi miei faccio quello che mi pare. Se voglio avere casa infestata di scarpe, dei trucchi, dei gatti, dei cani o dei materassi, io c'ho casa infestata di quello che mi pare, perché ognuno è libero di spendere i propri soldi come gli pare. Quindi, cioè, anzi, vedirò per i miei canoni, per come sono abituata io a vedere la postazione. C'è stato un periodo dove me la sono vista pure un po' vuota, perché tipo in un vlog avevo detto che avevo fatto razzia di un sacco di prodotti e li avevo dimezzati, perché tipo, te trovi i prodotti liquidi scaduti e ti rendi conto che sono scaduti perché puzzano, chiappi i cestini. Cioè, avevo un sacco di palette e di ombretti mono, insomma, dei prodotti che non usavo più. Ho fatto una bustina distribuita tra amici e parenti e chi si è visto, si è visto. Quindi, vabbè, adesso un po' li ho rifatti, quindi troverete cose nuove, troverete tutto spossato. Io basta, ho parlato pure troppo. Vi lascio al video, vi lascio al video. Basta, basta, vi lascio al video. Ecco, cominciamo. Allora, mi scuso per sto filo antiestetico, però è la prolunga per la luce, perché se no non si vede niente, che casa mia è una cifra buia. Volevo fare il room tour, però ho deciso che farò solo il video della postazione e della makeup collection. Poi se volete il room tour, magari mettete un like, così capisco che lo volete, o scrivetelo direttamente nei commenti. Anche perché se vi faccio vedere tutti i particolari, tutta la roba che ho, viene un video troppo troppo lungo. Allora, questo è il primo mobile che faceva parte dell'armadio a muro rosso che c'avevo anni fa. L'armadio a muro è stato cestinato ed è rimasto questo e me lo sono tenuto. Questa è una cassettiera che ho preso da Ikea ed è quella che ha lo specchio. Questi due comodini sono sempre da Ikea e questa è la scrivania che abbiamo montato insieme in un vecchio vlog, proprio con gli specchi che fa la Makeup Collection. E là, vabbè, c'ho prodottini un po' così e là pure c'ho robetta varia, però al massimo ve la faccio vedere appunto nella makeup, nel room tour, scusate. Qua ci ho messo tutta la mia roba cartopazzosa e qua tutti i impicci del computer, agende, robe varie, quindi questa parte ve la risparmio. Allora, cominciamo da questa. Come vedete, ci stanno tutti i mobiletti in plexiglass, tranne questo che ho comprato dai cinesi in zona Capena, più o meno sotto il periodo di Natale, ed è in plastica bianca. Allora, sopra ci ho messo, visto che c'era un buco per una palette, ci ho messo la chocolate bar che è bellissima. Qua c'ho questo prodottino di NYX per le sopracciglia che è ancora nuovo e lo devo provare. Una palettina magnetica piccola. E ci ho messo i due ombretti di Inglot. Questa qua di Mulac, che ho composto io con i prodotti che mi servivano di più a me. Scusate, sto con sto mar de gola. C'è il Fix Plus al cocco e il mio fantastico pennello d'HM glitterato. Poi abbiamo questo mobile che conoscete molto bene. Ci sta la palette di Revolution con tutti i nude. Questa qua di NYX, molto bella. C'ho mini palettine di Dior, di Chanel, di Lancôme. Qua c'ho tutte spugnette nuove o usate ma pulite. E non vi fate vedere, non vi fate ingannare dal fatto che sono macchiate. E mi avete mandato un sacco di video su come smacchiarle, però ancora non ho provato. E quindi niente, qua c'ho tutta un harem di spugnette fino a dietro. Qua c'ho il reparto dei mascara e dei primer occhi. Questo è The Revolution, Urban Decay, Urban Decay, Urban Decay, Essence, Wycon, Mesauda, Makeup Forever, vabbè, Too Faced, vabbè, ce n'ho un po'. C'ho un po' di primer. Qua ho tutti i miei mascara. Come vedete, ho fatto un bel decluttering perché erano tipo il triplo.
Questo qua, tra l'altro, era quello che cercavo, The Essence, e finalmente l'ho trovato e vi dirò che non mi piace. Probabilmente sono l'unica sulla faccia da terra, ma non mi piace. Questo, vabbè, è il mio preferito, il Miss Manga dell'Oreal. Poi, vabbè, c'ho Astra, Essence, Essence, Mesauda. Questi due sono nuovi, ancora non sono aperti. E questo qua dietro l'ho comprato in fiera l'anno scorso. E è un mascara tipo speciale che c'ha un sacco di fibre all'interno e ti fa le ciglia lunghissime. Solo che io devo stare attenta perché sapete che ho avuto quell'infezione all'occhio e me li sono giocati. Qua c'ho tutti i miei eyeliner. Qua c'ho i matitoni. E qua c'ho gli ombretti liquidi che magari uso l'estate. Non so, magari quando devo fare qualcosa di particolare e mi deve durare il trucco, magari ci butto in mezzo questi. E infine, questo penso è il cassetto che negli anni non è mai cambiato, perché c'ha sempre le solite palettine di Kiko. So, sempre le stesse palette. Ecco, questa mi pare che è nuova, quindi è una new entry, però insomma, le palettine che stanno qua dentro sono le stesse. Poi passiamo qua. In questo cassettino c'ho tutti i prodottini nuovi che ho trovato nel calendario dell'avvento e ancora non ho aperto. Vabbè, questi, beh, questo già lo conosco, ce ne ho tipo 30. 30 no, ma una decina ho ricomprati, di questa taglia, piccoli così. E niente, insomma, questi sono i prodottini nuovi. Qua c'ho i baby mascara da W7, Urban Decay, Too Faced, Lancôme, Benefit, Chanel, il Dior Show. Vabbè, ce n'ho un po' di quelli piccoli. Qua c'ho dei prodottini di Astra, tra l'altro questo rosso è il mio rosso preferito, è il rossetto della mia vita rosso, ed è, mi pare, il 4, aspettate, sì, il 4, questo è la mia vita, e poi là sono quelli tipo che spegni il culetto del rossetto e ti esce fuori. Qua invece c'ho alcuni The NYX, e anche qua, tra l'altro questi dei Glitter Goals, mi piace un sacco il blu, questo qua scuro, è top. Oddio, mi rientra anche il cassetto. Qua ho due ombretti di Kiko e una matita e un rossetto che abbino insieme, quindi per ricordarmeli l'ho messi qua, è comunque un marrone. Qua c'ho un po' di nude e un po' dei matitoni di Mesauda. Questi di Kiko sono quasi tutti nude, o quel rosino tipo Mer de MAC che metto io. E qua ho tutti questi dei Mesauda che amo alla follia, gli Extreme Matte. Qua ho dei glitter per le labbra. Qua ho dei tatuaggi The Essence oro fatti a mandala. Oddio, sì, senti come scricchiolano. Qua ho dei prodottini labbra che uso veramente poco, mi dispiace. Qua, vabbè, ho tutta la sfilza dei miei rossetti de MAC, senza che vi apro i cassetti, però sono tutti MAC. E anche questi un po' l'ho declatterati perché puzzavano, quindi io mi sono messa uno per uno a sentire i rossetti se puzzavano. E niente, qua c'ho i glitter che uso, a parte, vabbè, se devo fare un make up uso anche per altre cose, tipo ci avevo fatte palle di Natale a unicorno. Qua, che c'ho qua, manco mi ricordo. Qua c'ho dei prodottini un po' sfigatelli che uso raramente. Vabbè, questo rossetto è quello là di Primark, di Alice, e l'ho preso per collezione. Questi sono dei matitoni per gli occhi di Kiko. Tra l'altro questo è molto bello, infatti lo devo tirare fuori così lo uso. E qua c'ho, allora, questa è la polvere di riso che ho travasato qua, se me la devo portare in giro. Questo era un coso The Essence per fare lo strobing, ma a me piace. Sì, due ombretti sono The Essence e sono fantastici. Se li trovate io ve li straconsiglio, perché pure che fate un trucco sfigato perché andate fretta, con questo pare chissà che avete fatto, cioè sono stupendi. E qua ci stanno un po' di gloss de MAC e de Chanel. Questa lanterna è bellissima, l'ho presa tipo al Mauris perché c'ha tutto il reparto per le candele e dentro c'ha la candelina di Ikea. Mentre questi l'ho presi dal cinese. E niente, so, tipo i cartoncini un po' gommosi, glitterati. E costano tipo 1,50 euro a foglio, quindi c'è, cioè, se può fa. E adesso apriamo il primo cassetto. Allora, nel primo cassetto ho tutti ombretti mono. Qua
anche se è tagliata un po' l'inquadratura, però arrivano fino a qua, sentite la mia mano che bussa. C'ho tutti ombretti in polvere The Neve Cosmetics, perché mi sa che non li fanno più, ma anni fa li facevano solo così, in polvere libera. Qua c'ho tutti i miei ombretti mono de pupa, che continuo a comprare in oltranza perché io amo gli ombretti de pupa. Qua c'ho tutti quelli de Kiko, che non fanno più sto packaging, ma secondo me era il migliore. Solo che vi dirò, sono diventati appiccicosi, perché sto materiale qui, non so, dopo anni vi diventa appiccicoso. Infatti c'avevo anche delle cipre della Corf che hanno il packaging del suo materiale e l'ho buttate perché sono appiccicose. Cioè, non si poteva fare. Qua ho tutti ombretti... oddio, liquidi mi viene da dire, in crema, scusate, ombretti in crema di varie marche, parecchi, anche questi li ho declatterati perché si erano seccati. Là c'ho tutti i pigmenti, glitter e cose varie, tra l'altro questi erano di Essence di parecchie collezioni fa, cioè di parecchi anni fa, però so, veramente carini, infatti spero li ripropongano. Qua c'ho Collistar e L'Oreal, e là c'ho tutti ombretti mono misti, quindi c'ho NYX, i MUA, che anni fa, vedete, MUA, cioè se c'avevi i MUA eri qualcuno, cioè era una marca che andava una cifra in voga, non sa fila più nessuno. C'ho qualcosa di Colourpop, Wycon, Bobbi Brown, e vabbè, insomma è un po' misto. Secondo cassetto c'ho maggior parte dei miei rossetti, perché come avete visto stanno nel mobiletto de plexiglass, stanno qua e sta qualcos'altro nei due comodini che io ho messo uno sopra l'altro. E niente, qua c'ho tutti Mulac, reparto tutto Mulac, qua c'ho qualcosa di Essence, qua tutti a filo così i miei labello, e qua tutti nude. Se vedete qualche buco che manca, tipo questo che non è inquadrato, vabbè, comunque se vedete qualche buchino è o perché ce l'ho nella borsa o perché ce l'ho, che ne so, tipo sulla scrivania o non so, da qualche parte infilato. Là c'ho tutti i gloss e là c'ho tutti i matitoni. I gloss, dica la verità, non li uso molto perché comunque mi danno una cifra fastidio, mi si appiccicano i capelli sulla bocca, però là c'ho tutti i matitoni, che quelli uso un sacco perché mi piacciono da morire. Mi fanno proprio l'effetto tipo bocca a canottino, perché se avete le labbra piccole, il segreto per farle risultare più grandi è mettere tipo questi matitoni che so, traslucidi. Tra l'altro questo è de Bella Oggi, i matitoni li pio sempre da Bella Oggi, cioè vedete tutto traslucido così, nude, fa un boccone allucinante. E niente, quindi qua c'ho, oddio, questo, no, stavano qua e si sono suicidati, vabbè. C'ho tutti i matitoni. Poi c'è questo qua del mio amico Giacomo, che praticamente è super volumizzante ed è trasparente. Ve lo mettete, aspettate 15 minuti, ve pizzica un po' e poi avete le labbra gonfie. Nel terzo cassetto abbiamo le palette. Le palette che alcune sono nuove, alcune no, e quelle che non sono nuove si sono salvate dal decluttering, soprattutto queste piccoline. De nuovo ci abbiamo, vabbè, quelle de Mulac, che purelle, ie palette, a forza di metterci il Fix Plus le macchio tutte. Ci abbiamo questa qua de Nabla, che ho composto io con i colori che mi piacevano, però cioè, tipo, presi singolarmente sono bei colori, messi tutti insieme dentro una palette sono un po' una cozzaia che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Poi vabbè, io vado matta per queste qua fatte a cioccolata, cioè, ho tutte, o perlomeno tutte quelle che mi piacciono. Poi vabbè, c'è quella mega gigante di Sephora, qua c'ho questa di Estée Lauder che mi sa che non vi ho mai fatto vedere, c'ho questa qua di Primark di Alice nel Paese delle Meraviglie, e c'ho questa di Paola P che non uso tanto perché non lo so, eppure i colori sono pure nude, belli, però non li uso tanto. C'ho quella là di Kiko e quelle là di Neve Cosmetics, che quelle continuo a usarle anche a distanza di anni e sulla mia vita. Spostandoci di qua abbiamo tutte box che magari mi hanno inviato le aziende. Vabbè, questo l'ho comprato in aeroporto quando sono andata a Barcellona. Questa qua è Femminine di Mulac. Queste tutte box di Astra. Questa qua me l'ha regalata una persona
ed è di L'Oreal con tutti i rossetti che ancora non ho mai usato. Questo qua è di Jeffree Star, vabbè qua c'è un deodorante, la M che ho preso da Stradivarius e quel porta pennelli che ho fatto io con i rotoli che avevo trovato dentro una scatola, vabbè, dettagli. Allora, qui sopra, beh, c'ho un quadretto adorabile con l'unicorno di Tiger. Non entro nei dettagli, poi magari se volete vi faccio vedere nel room tour che c'ho qua sopra. C'ho tutti in piccetti, raga, ma in piccettini proprio carini. Beh, tutti in piccetti, io partirei con aprire i cassetti. Abbiamo il primo cassetto, olè! Nel primo cassetto abbiamo la maggior parte di tutti i miei correttori. Nabla, Dermacol, Too Faced, Mulac, MAC, Pupa, Kiko, NYX, palettona di Mesauda, perché qua c'ho anche le palette dei correttori, e dico la maggior parte perché alcuni stanno nella Makeup Collection perché li voglio avere vicini e quindi per comodità li ho divisi. Questo cassetto invece c'è la mia gioia, le palette che ho comprato di recente, che ho usato una o due volte e tipo alcune non le ho mai usate, tipo questa ancora la devo usare, questa ho usato solo il nero però ancora la devo usare, questa beh, è diventata la mia vita, è diventata la mia palette preferita e pensate l'ho pagata soltanto 15 euro. Se riesco, che io mi impicco sempre per aprire palette, vi faccio vedere i colori. I colori sono questi tutti nude e questo qua, vi giuro, se mettete questo che sia su un colore chiaro, sulla pelle o su un colore scuro, sembra che avete fatto una cat crease col correttore. Cioè, rimane super brillante e copre qualsiasi cosa, è meraviglioso. Ormai mi sono fissata una cifra con sta marca qui, infatti sto a comprare sempre di sta marca. E niente, i colori mi piacciono un sacco, sono strapigmentati e non fanno fallout. Questa qua mi arriva da ieri, è di sta marca qui, tra l'altro tipo su Instagram avevo detto che c'aveva un 25% di sconto sul sito e si chiama tipo Mia 25 se vi può interessare. Guardate pure questa quanto è bella. Io ormai mi sono fissata con questa tipologia di palette e mi piace comprare, insomma, palette che si trovano in America o in Inghilterra piuttosto di quelle che troviamo qui. Eppure questa ho preso sempre lo stesso giorno che ho preso questa. Guardate quanto è bella. Vedete, questa l'ho usata una volta, ci sono colori che non ho manco swatchato, quindi le metto dentro a questo cassetto per ricordarmi di usarle. Nel terzo cassetto abbiamo tutte le mie povere ciglia finte che non posso usare perché sono diventata allergica alla colla per ciglia finte, perché dentro al lattice ho comprato quella duo verde senza lattice, però... insomma c'ho un po' paura perché mi ha fatto un occhio così gonfio che io una cosa del genere non ho manco mai vista, quindi per il momento stanno in stand by. In quest'altro cassetto abbiamo tutte le palette più consistenti, come vedete tutte le mie naked che amo da morire, con la nuova arrivata, la Reloaded, che tra l'altro vi ho fatto un video qua su YouTube. Se non l'avete visto dovete rimediare. Qua c'è Iconica, questa qui di Too Faced glitterata. Che cosa abbiamo? Due di Zoeva, questa qui di Huda Beauty, Anastasia, Huda Beauty Different de Mulac, questa qui di Mesauda che amo alla follia perché è veramente una palette stravalida. Questa qui, molto bella, con toni tutti naturali d'Equilibra. Too Faced, questa qua, sempre di Too Faced del 2018, che raga, vi giuro, gli ombretti hanno i buchi. Hanno i buchi. Oddio, qual era? Cioè, questo c'ha il buco, non si vede, ma c'ha una conca. Non so, forse in prospettiva lo vedete, non lo so. Poi vabbè. Che altro c'è? Questa qua di Mulac, la Fetish di Kat Von D, questa qua è vuota che io me la porto in viaggio, invece metto, che ne so, le terre, gli ombretti, insomma decido io.
questa qua di Primark con i glitter, che non l'ho mai usata perché secondo me è una ciofeca allucinante, però era figa. Questa qua di Elf, perché anni fa andava una cifra la Elf, e questa ha dei colori pazzeschi, io poi impazzisco per i nude. E poi qua c'ho le tre palette di Too Faced che mi piacciono un sacco. Questo cassetto, oh, il cassetto dei blush. Non ho comprato blush di recente, quindi non vedrete new entry, però insomma tutti questi blushettini qua. Non mi soffermo molto sui blush perché appunto non essendoci niente di nuovo non saprei che cosa farvi vedere. A parte vabbè qualcuno di Pupa che ho comprato all'outlet. Vabbè, blush, lasciamoli stare. Questo è un cassetto misto, raga, c'è un po' di tutto. Dai dischetti per struccasse, all'olio di cartamo che uso per i capelli, la protezione 50, i strip per baffi, i cotton fioc, il mercurio cromo per quando me so, de quando mi sono operata al seno che mi devo disinfettare, l'olio di ricino, spray fissanti, salviette che puliscono occhiali. Tonico, acqua ossigenata, l'aloe vera, qua c'è un po' di tutto, c'è borotalco, c'è di tutto, vabbè, c'è un po' di tutto. Spostandoci di qua, quindi qua c'è la super cassettiera, abbiamo questi due comodini di Ikea. Allora, qua sopra ho tutte le mie matite divise per colore da, non so se si vede, elastichetti, quindi qua c'ho tutta la parte occhi e qua c'ho tutta la parte labbra. Qua c'ho una rosellina che mi ha regalato mia zia a Natale. Qua c'ho un beauty con scritto gnappetta dove dentro ho tutti, o quasi tutti, a parte quelli esposti nelle vaschette, tutti i miei pennelli. Qua c'ho il telefono nuovo e qua ho alcuni degli spray fissanti che sto usando in questo periodo. C'è il Mesauda, Astra, Makeup Forever e quello di Urban Decay. Iniziamo anche qui ad aprire i cassetti. Questi sono belli incasinati, eh. Primo cassetto, tutti i miei fondotinta. E qua, su sto cassetto, ho fatto un bel decluttering. Perché ho buttato veramente un sacco di fondotinta che puzzavano. Perché ovviamente erano aperti da un po'. E quando magari li andavo ad aprire, puzzavano e... niente, buttati. Vabbè, comunque... questi qua davanti sono quelli che uso di più, perché è la colorazione che ho attualmente. Qua ho più quelli che uso per l'estate, a parte questo, che questo pure è per l'estate perché è scurissimo, anche se non sembra. È un 40. Allora, qua ho quelli di MAC. Questo qui di Max Factor, che ho preso da acqua e sapone. Non pensavo, l'avevo preso un po' così per provare un fondotinta nuovo e mi sono trovata bene. Qua c'ho il mio fondotinta della vita, cioè è vero che i prodotti uno ve può dare un consiglio, ma comunque il parere alla fine è soggettivo perché ognuno c'ha una pelle diversa da un altro e tutte cose, però io regà, vi giuro, per 5 euro mi sono trovata no bene di più, lo preferisco a tanti fondotinta, insomma, più costosi. C'ho la 60 e la 50. E andrò a prendere anche colorazioni più scure. Poi c'ho questo qua della Bourjois che sto provando da poco, ma già mi piace. Il mio Fenty che, come vedete, è quasi finito. C'ho questo qui di Bella Oggi, Aquami, che mi fa un po' tipo con sottotono verde grigiastro. Però vabbè, se devo uscire al volo per fare spesa, una cosa veloce, me lo metto. Questo qua, Fit Me di Maybelline, che ne ho sentito parlare malissimo. Non è tra i miei preferiti, però insomma, manco lo boccio, cioè nel senso discreto. Però ne ho sentito parlare veramente male. Questo qua, che penso ne avrò ricomprati 10 nel corso degli anni, della Rimmel, il Wake Me Up. Infatti pure questo, due pompadine e poi è da buttare. C'è il Photoshop Effect The Wygon, che è cerone, quindi cioè, non potevo che non amarlo. L'unica cosa è che ultimamente, non so se mi è cambiata la pelle, non so, mi fa una cifra a strisce e non mi si estende in modo omogeneo, nonostante non sia aperto da molto. E poi qua ho questi qua di NYX, il Can't Stop, Won't Stop, nella colorazione 7 e 6.5. La mia è 6.5, però ogni tanto quando mi voglio sentire un po' più abbronzata metto la 7. Sotto ci abbiamo tutte le polveri, terre, ciprie, polvere banana, c'ho di tutto qua. Allora, questa qua di Kat Von D, questa qua, che questo in realtà è un fondotinta in polvere ma io lo uso come cipria.
una scorta di Cinecittà Makeup, la polvere di riso, io ce l'ho a due, terre de MAC, terre varie, palette tipo questa qua della Revolution che c'ha un po' di tutti i colori, la cipria de Dermacol, oddio non c'entrerà più, c'ho questa qua di Essence che mi si è spaccato pure il packaging, vi dirò raga, piace a tutti, a me non è che mi fa impazzire, è tipo troppo, è troppo biancastro il colore, non è sul giallino bananoso come piace a me, non mi fa impazzire, sì ok per il prezzo che costa poco e alla fine per quello che costa va pure bene, però non mi piace tanto. Sto cercando di smartirla più velocemente possibile e via. Vabbè, poi qua c'ho la Banana Dream. Qua c'ho tutte terre de Mesauda, MAC, insomma marche varie. Qua vabbè c'ho la Nabla che amo. E là dietro c'ho tutte le ciprie. E poi c'ho la New Entry che ho comprato appunto all'aeroporto, questa qui, che mi porto in viaggio perché da tenere in borsetta è comodissima perché sotto si svita sul culetto e c'è il pennello. Metto tutti i miei illuminanti, sapete che non amo molto gli illuminanti, infatti li metto quando me va e non lo uso diciamo quotidianamente nel trucco di tutti i giorni. Allora qua c'ho questi qua con lo spruzzino de Mia Makeup, poi c'ho questo qua liquido de Shaga per il corpo, è fantastico. Mi sono trovata benissimo con questi de NYX che ho trovato nel calendario dell'avvento e non pensavo. C'ho le perle di Guerlain che profumano un botto e ti danno appena un velo brillantinato, manco lo considererei illuminante in realtà. C'ho questo de Pupa, qua c'ho qualcuno liquido, tipo questi sono de Mulac, questo è sempre de Mia. Qua c'ho un cuoricino, questo è il mio nuovo illuminante preferito della Revolution. Pensate che quando l'ho preso mi sono sbagliata, pensavo fosse una polvere pressata a banana, invece era un illuminante e vi dirò, è diventato il mio preferito e lo amo. Cioè, questo lo metto ben volentieri. E pensate tutto questo, che comunque è tanto prodotto, l'ho pagato soltanto 3,36 euro. Qua c'ho il pennellino da illuminante, non uso più il pennello a ventaglio, e qua c'è un po' di illuminanti di varie marche, Madina, Revolution, Primark, che Primark vabbè sappiamo tutti la qualità dei trucchi di Primark, però vi giuro gli illuminanti sono belli, se capitate a un Primark prendete o almeno sbocciate gli illuminanti. Vabbè, Kiko, qualcosa di Mulac, vabbè c'è un po' dei prodotti misti. Questo è Essence del 15-18, però raga ancora non puzza e lo uso diciamo tipo sul décolleté, della Motiz, vabbè varie marche. Ah, e tra l'altro qua c'ho le palette di illuminanti. E nell'ultimo cassetto, che è un po' sfigatino e vuotarello, c'ho i rossetti che uso di più. Questi sono i nuovi de Mesauda, quelli metallici, metallizzati, bellissimi. Qua c'ho questi qua che vi ho fatto vedere su Instagram ieri. Qua c'ho questi The Essence che amo da morire perché, cioè, sono fantastici. Questi matte, quelli lucidi non li ho provati. Poi ce ne ho due The Clio. C'ho Choco Red e l'altro è 1982. Poi c'ho i miei The Too Faced. Qua c'ho i miei The Jeffree Star. Questo qua è The Huda Beauty che ho trovato nel calendario dell'avvento. E questo pure è nuovo della L'Oreal, è quello ultra matte che sa di cioccolato. Non potete capire che profumo, cioè vi viene dalle cave e da mangiare a bocca. Solo che questo mi dà fastidio quando si secca perché fa tipo le pellicine all'interno della bocca. È arrivato il momento che tutti quanti aspettavate, quello della scrivania. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa ho qui sopra. Allora, qua c'ho i pennelli viso che uso tutti i giorni. C'è una limetta per le unghie, la forbice con cui apro i pacchi, qua c'ho un temperino. Qua c'ho la crema da viso che uso spesso perché c'ha zenzero, limone e orzo ed è per pelli miste grasse. Quindi io ho una pelle grassa e devo stare attenta alla crema che mi metto prima di truccarmi perché poi me lucido un botto, come se, non so, faccio il trasudo universale. Quindi questa non mi fa, cioè questa non mi dà problemi. Qua c'ho l'olio di ricino dentro una confezione di mascara che ho comprato, insomma, nuova, che era vuoto. Ci ho messo l'olio di ricino per le ciglia.
Qua c'ho questo prodottino qui che è un ombretto liquido della NYX che mi piace un sacco, però non lo usavo tanto, quindi l'ho messo qua per usarlo di più. Qua c'ho i pennelli che uso tutti i giorni, tipo questo è per delineare sopracciglia, questo è per fare la pallina parte scura, questo è per fare la parte chiara sempre da pallina sul naso, questo è l'unico pennello che uso per il colore chiaro sotto l'arcata sopraccigliare, questo è del blush, vabbè. Questo è un coperchio di una candela di Primark che uso per farci le poltiglie con i prodotti per le sopracciglia in crema. Questo è il rossetto che ho su oggi. Questo è un prodottino che ho trovato nel calendario dell'avvento. È un prodotto versatile, cioè io lo uso un sacco sulle labbra e me le fa una cifra morbide, ma va usato anche tipo quando avete il raffreddore e vi spellate il naso e vi fa tipo la pellicina perché è secco, va messo pure là. Io ho usato un altro, io ho trovato un altro uso che cioè non so manco se è giusto, però ce lo metto. Lo uso nel contorno occhi ogni tanto, quindi non lo so, me lo lascio qua perché lo uso praticamente sempre. Qua c'ho i Cotton Fioc, il mini tonico The Pixi, questo campioncino del tonico The Guerlain, che raga, io sono andata a vedere il tonico grande, c'ante cioè, poco sta, mi sono sentita male per prezzo. Questo qua per le sopracciglia dei Mulac che uso tutti i giorni, infatti cioè, è quasi finito. Il tonico dello Body, il Coco Calma, che è la mia vita, cioè, guardatelo, è arrivato là. Poi c'ho la tortina de Benefit, che c'ha questi tre prodotti, cioè questo regà per me è un salvavita, cioè me lo spalmo in faccia e mi lucido veramente dopo tante ore, perché chi c'ha la pelle grassa si lucida per forza, però devi trovare il prodotto che ti fa lucidare più tardi possibile. E questo è il mio mascara preferito insieme al Miss Manga. Poi vabbè, c'ho i cassetti che mo ve apro. Ho altre spugnette, le spugnette che uso tutti i giorni, uno scotch per fare i trucchi con lo scotch, la colla duo, quella senza il silicone e il mascara che sto usando in questi giorni di Kiko. Non è male, non vi posso dire che fa schifo, però insomma lo sto provando da poco, quindi non vi so di bene che cosa ne penso. Oddio. Qua c'ho la mini pochettina con i mini pennelli che mi porto nella borsetta, c'è tutto in versione mini qua dentro. Qua la polvere di riso perché io la uso tutti i giorni, quindi deve stare qui. E qua c'ho tutte le matite di MAC, che sia labbra, che sia occhi, cioè tutte qui raggruppate. Questa tra l'altro è nuova perché ho fatto la scorta, è la mia preferita. Se mi seguite da un po' ve la ricordate, la OHK. Tutti quanti i miei pennelli. Quindi questi sono i pennelli che ho selezionato da usare tutti i giorni. E niente, gli altri stanno nel beauty. Quindi questi sono i pennelli prescelti. Guardate quanti. Poi qua abbiamo i correttori, quindi qua mi sono fatta un angolino con dei prodotti misti che però uso sempre. Qua c'ho la spugnetta per fare il contouring della parte scura. Qua c'ho un illuminante de Kiko che era praticamente morto, cioè secco, mi piaceva un sacco. Ci ho messo un po' de Mulac, un po' de Fix Plus e mo lo vedete così perché non è agitato, però è uscito veramente un bel colore. Qua c'ho Mesauda, Elf, questo qua è quello, è lo stick di Kiko che idrata il contorno occhi. Quindi qua c'ho i Mulac, vabbè ve l'ho detto, questo è The MAC, questo è quello verde della Revolution, questo è quello di Kiko. E questi sono i quattro pigmenti presi alla Cinecittà Makeup che con un po' di Fix Plus mi salvano i trucchi, quelli che magari, non so, vengono un po' anonimi e sfigati. In questi due cassetti, quindi in quello centrale e quello accanto, c'ho tutti i primer viso. Allora, qua c'ho il Purity de Mesauda, guardate quanto ne ho fatto fuori, c'è chi lo odia e chi lo ama. Io personalmente lo amo perché quando ho una pelle che magari mi sta a venire il ciclo, fa un po' schifo, metto questo e me leva tutto.
Poi c'ho un sacco di primer opacizzanti per i pori. E niente, io le sperimento tutte. Questo qua, de Bottega Verde, che è l'olio dermopurificante che io mischio a questa crema qui, perché so della stessa marca, cioè no, della stessa marca, con gli stessi ingredienti, stessi principi, vedete, pelle miste o grasse, li mischio insieme e li uso come primer viso e mi trovo benissimo e non mi lucido. Bottega Verde, tra l'altro, è tipo una marca che su YouTube non va tanto di moda, però dovete sapere che io impazzisco per Bottega Verde. Infatti, tutto quello che c'è nel negozio che a me mi piace, me lo so comprato. Se mai vi capita di andare a Bottega Verde, provate la linea Goji. Cioè, non potete capire l'odore paradisiaco di questi prodotti. E questo pure mi piace un sacco e non mi fa lucidà. Nonostante, cioè, non ci sia scritto niente che sia per pelli grasse o, che ne so, mattificanti o cose così, però non mi fa lucidà. Poi vabbè, qua c'ho quelli nuovi di Astra, 1 e 2. Questi qua ne ho fatti fuori, non si sa quanti. C'ho la Chica Pair della Dr. Jart. Tutti ne parlano male, regà, a me personalmente mi piace quando la metto, sarà perché è verde, mi attenua veramente i rossori e quindi mi facilita il lavoro col fondotinta. I miei due farsali, è uscito quello nuovo. Sto aspettando che lo fanno nella taglia piccola perché ne ho tanti, raga, quindi non è che dici, sai, ne ho uno e lo sfrutto. Preferisco la taglia piccola perché poi se no faccio difficoltà nel finirli. Qua c'ho questo De Kiko. Questo qua De Kiko pure, quello Pro Matte, che è fantastico, questo mi piace un botto. E qua c'ho i primer. Non tutti, alcuni, tipo questo qua di Bottega mi piace, questo della Motives mi piace, questo di Marca mi piace. Questo qui è un'incognita perché io l'ho provato e non mi piace perché non mi opacizza, però mi hanno detto tutti quanti che è fantastico in estate. Io l'ho provato in inverno, quindi aspetterò un po' e poi vedremo se mi ricredo, insomma. Tipo questo qua non mi piace, New York Color Catrice non mi piace, questo manco, ma peggio mi sento, questo cioè mi ha stricciato una volta tutto il fondotinta, mi è bastato avanzato, non l'ho mai messo. Questo non mi piace, vabbè, devo dire che la prevalenza di quelli che non mi piacciono sono The Essence. E nell'ultimo cassetto abbiamo tutte le mie palettine di MAC. Questa tra l'altro è vecchissima. Il mio carissimo, raga, con le banane. Questa tra l'altro è vecchissima ed è da collezione. Cioè, è proprio vecchia la collezione dell'Hello Kitty, raga. Cioè, era tipo, non so, 14 anni. No, beh, 14 anni no. 9-10 sicuro, penso. La make-up table l'avete vista. C'è questo specchio qui che ho preso da Primark rosa. Mi sembra l'ho pagato 7 euro. E di qua abbiamo l'ultima parte, tra virgolette, di beauty, perché qui ho un po' di blush, quasi tutti Mulac, gli ultimi due so de Pupa, il Like a Doll e quello Coral. Qua ho gli integratori per i capelli de Urtis, che mi sto prendendo sto periodo. Qua ho i semi de lino per fare gli impacchi ai capelli e qui dietro ho l'olio de ricino. Qua ho lo scrub de Jeffree Star Lemon Cookie, buonissimo. E questo qua è un olio che sto usando questo periodo per i capelli dei Yves Rocher. Cioè, io, raga, vi giuro, erano anni che non entravo da Yves Rocher. E con capello mi è attaccato fantastico. E niente, l'ho comprato per caso e devo dire che è una bomba. Vi idrata un sacco i capelli. Se capitate da Yves Rocher e state cercando un olio per capelli, ve lo consiglio. E tra l'altro, io, se vi posso dire, io ho trovato un difetto. Qua sta crescendo la mia collezione di ciglia finte magnetiche, piano piano ne rifarò altre perché posso mettere solo queste attualmente. Qua ho tutti i struccanti, cioè latte detergente al cocco, questo qui della Venus, lo struccante di Lancôme, l'acqua micellare della Licia, la CC Cream di Urtis, struccante Fior di Magnolia, fantastico e costa pochissimo. Qua vabbè, c'ho la crema per gli occhi, la mia crema mani e il mio struccante della vita che costa un occhio della testa di Guerlain, il latte detergente. Qua c'ho qualche dischetto.
Qua c'ho le mie candeline, questo qua è tipo un portacenere da macchina che ho comprato e ancora ci devo mettere. Niente, ce la faccio una mano. Si illumina, vedete? È fighissimo. Qua c'ho, al di là dei spicci dentro, guardate quanto è carina sta pochette con la conchiglia boreale. Qua c'ho un po' di impicci, tra l'altro c'è una lampadina perché mi si è furminata questa, ne ho messa una provvisoria, ma donna ricompra questa e me la porto dietro. E qua, a parte i capelli di mia sorella che si è spazzolata prima, c'ho spazzoline, caramelle. Tutte cosine super cute, super carine, pennellini a unicorno mai usati, un power bank e un fiorellino che mi ha dato una ragazza da Sephora che stava lavorando per lo stand di Flower by Kenzo e mi ha detto: Mia, posso regalarti un fiore? E mi ha dato sto papavero, è stata dolcissima. Infatti, se capiti su sto video, ti mando un bacione, l'ho conservato proprio qui. E niente, mi sembra di aver fatto tutto. Poi vabbè, c'è il resto della stanza che c'ha un sacco di impiccetti e cosette varie che se volete vedere mi fate sapere qui sotto con un commentino e vi faccio il room tour. Scusate, mi sono dimenticata del pezzo forte, non so manco io come ho fatto. Lei, oh, non fate caso, regà, sto con il pigiama qua, però sto molto inzingarata e niente, la mia valigetta che ho comprato alla fiera e guardate un po'. Qua dentro ci ho messo tutti i glitter de MAC, tutti i miei prodottini MAC, insomma. Non so che cosa mette ai lati, infatti vi chiedo un consiglio, fatemelo sapere qui. I rossetti no perché sono troppo piccoli. Avevo pensato tipo i prodotti viso, i spray fissanti o cose del genere, però insomma un consiglio è sempre ben accetto. E qua poi c'ho altri pennellini. Quindi niente, adesso è veramente tutto. Consigliatemi pure qua sotto che metterci perché sto veramente in difficoltà. Il video è terminato. Io spero tanto di avervi tenuto compagnia perché alla fine questi sono video di intrattenimento. Se avete visto qualche cosa che vi piace, un mobile, uno specchio in generale, un pennello, qualcosa che vi piace e non ho detto dove l'ho preso, lasciate un commentino qui sotto, cercherò di rispondervi a tutti. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.